nuovo album ho provato a dare dei messaggi, a dare dei contenuti, a fare un piccolo cambiamento, a iniziare a prendermi la responsabilità del fatto che ci ascoltano ragazzini giovani, che tu lo voglia o no. Nuovi artisti che ostentano soldi, ti sbattono i soldi in faccia, quelli che tu non puoi fare, quelli che tu ti vai a sudare. Questi nuovi artisti che ostentano nuove droghe che non dovresti usare, questi nuovi artisti che usano la parola con la N a sproposito e ti danno un messaggio di razzismo, devono morire. O morire loro, quelli che li supportano. E anche queste pagine del cazzo come social boom che passano la vita a ricondividere queste stronzate, ma che messaggio date ai ragazzini? Va bene le stronzate di gossip, ma quando uno usa la parola con la N, non glielo ricaricare il video sul tuo canale. Visibilità a questi razzisti di merda. Non dare visibilità a video in cui si usa la parola con la N perché è razzismo. Non dargli visibilità. Sai che tutti i ragazzini vengono a vedere i tuoi video del cazzo, il tuo canale di gossip di merda. Bene, limitati a fare quello. Stasera, dato che ci siamo, le dico tutte. Anche tu, Antonio Di Che, di Stefano, di sto cazzo, che mi hai chiesto di farti sentire l'album svariate volte prima che uscisse perché volevi farmi firmare, per sto non te l'ho mai fatto sentire. Te la sei presa? Adesso me la sono presa, perché scommetto che se venivo a Milano a farti sentire l'album e ti leccavo un po' il culo, avevo 5 post come tutti gli altri. Ma invece io mi sono fondato la mia etichetta By Da Army, indipendente, ho fatto un album pieno di contenuti con dei bei messaggi e tu non hai detto un cazzo. Ho messo 2 anni a fare questo album, non c'ero da 2 anni, nonostante ci ho messo un sacco di contenuti e dei bei messaggi, nonostante c'è di tutti i colori dentro, mi devi fare un articolo solo per quel pezzo, per i messaggi che do. Nonostante tutto questo non hai detto un cazzo, però per Vegas, per tutti gli altri. Vegas, che ha annunciato l'album lo stesso giorno in cui l'ho annunciato io, ha fatto uscire l'album lo stesso giorno in cui l'ho fatto uscire io. Dall'annuncio all'uscita gli ha fatto 5 post con tracklist, featuring, con questo, col titolo, ed era solo un EP di 7 tracce del cazzo, il mio è un disco e non hai detto un cazzo. Ora invece mi fai un post dopo una settimana che mi è uscito l'album con una foto dove dici, ah io parlo di questo, che non si capisce neanche che cazzo gli hai fatto scrivere a quegli scrittori che hai tu, ma sono tutti laureati bianchi, a me mi ascolta gente di colore. Non capiscono cosa dico. Inizia con l'ennesima riproposizione di cose già dette, punto di domanda? No, siete voi che volete sentire solo i dissing. Nel mio album ci sono un sacco di contenuti, ma voi non ne parlate perché vi fa comodo parlare di altro. Questa è un'altra porta che mi sono chiuso da solo perché so benissimo che adesso non parlerete più di me e quell'intervista video che mi ha invitato a fare non la faremo più, ma non c'è nessun problema. Per me è sempre stato così. By the most stated. E va bene così perché io almeno le cose le ho sempre dette. Dai. Dai. Pure Noitz ha sentito l'album che era così figo e adesso dopo un anno ha deciso di iniziare a parlare ai suoi live dicendo no, tu non sei uno state, io sono uno state, io ho il disrespect di tutta Italia, io sono uno state. L'ho visto benissimo il video dove il tipo mi insulta sul palco, ma questo è quello che succede quando tu ti fai un anno di interviste e vai a dire chiedetemi di tutto tranne del dissing e di Jamil. Dopo ti fai una riga di borotalco, sali sul palco e inizi a straparlare. Ho perso tutta la notte a fare queste storie, spero di essermi espresso bene. Fanculo razzismo, fanculo S Magazine, fanculo social boom, fanculo questi soliti rapper, fanculo tutti quelli che danno visibilità al razzismo. Solito, no?